Io credo che ieri sia stata scritta una pagina importante della storia del nostro paese, insomma. Il riconoscimento dei diritti civili credo che sia stato un grande avanzamento di un grado di civiltà, insomma. Negli ultimi 20 anni, anzi 30, abbiamo assistito alla nascita di tutti gli acronimi possibili su questo argomento e non si era mai legiferato. Ieri siamo riusciti ad ottenere questo straordinario, a mio giudizio, risultato che accompagna tutte le altre grandi riforme che il governo Renzi sta facendo nei confronti di questo Paese. Insomma, se qualcuno volgesse lo sguardo al 2013, ricordasse come eravamo messi, guarda oggi, facilmente si rende conto dello straordinario lavoro che il governo Renzi, questo giovane presidente, tutti insieme stiamo compiendo, insomma. Io credo un po' un motivo culturale, anche questa grande animosità e contrapposizione delle forze politiche del nostro paese, che nel passato hanno impedito poi, come devo dire, che si raggiungesse questo traguardo. Spesso si stava quasi per raggiungere e poi si interrompeva la legislatura, poi le forze politiche trovarono il pretesto per ritardare questo risultato, insomma. C'è l'esempio della Bindi con PACS all'epoca. Sì, no? Sì, 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 ma dico PACS, no, voglio dire, gli acronimi si sono accavallati, il problema però non si risolveva, è un po' come quello sul lavoro, sulle riforme della pubblica amministrazione e così tante altre cose, insomma. Il prossimo referendum, che sarà ottobre-novembre, è un referendum confermativo sulla riforma della Costituzione che abbiamo approvato sia alla Camera che al Senato, ma vogliamo che su questa, essendo una riforma della Costituzione, si possa esprimere su questo argomento l'intero corpo elettorale, il motivo per cui ci siamo rimessi al giudizio del popolo. Il Presidente del Consiglio ha aggiunto che lega a questo risultato la sua futura vita politica. Io sono un convinto assertore di questa riforma che ci proietta verso anche una fase nuova. C'è una diminuzione del numero dei parlamentari, quindi un risparmio, una sola Camera, quindi si velocizzeranno anche i percorsi legislativi, scompaiono alcuni enti inutili, insomma mi sembra che veramente ci sia molta carne al fuoco. Io sono stato uno dei promotori dei comitati per il sì a livello nazionale, sono stato uno dei primi parlamentari a firmare la richiesta di referendum, perché credo che su questo argomento veramente si gioca l'intera legislatura, si gioca una parte del futuro del nostro paese che ha bisogno di un governo ancora più forte, di un'ulteriore legittimazione che può venire solamente dal ricorso al giudizio dell'intera cittadinanza italiana, e credo che questo lo dobbiamo ad uno sviluppo e una crescita che oramai sono imprescindibili per assicurare un futuro migliore ai giovani bravi che abbiamo, che non siano più costretti ad andare all'estero ma trovino le opportunità in questo paese splendido che qualche volta abbiamo trascurato. Io credo che il referendum sulle trivelle travalicasse l'oggetto della questione. Io avrei osservato, mi permetto insomma su questo, uno scrupoloso silenzio al posto del Presidente del Consiglio, pur condividendo le ragioni che hanno portato, come devo dire, ad una consultazione popolare un argomento che era stato mistificato, no alle trivelle, cioè abbiamo già legiferato. Il nostro paese non sarà più attorniato da nuove trivellazioni entro le 12 miglia, che è il raggio sul quale c'è la potestà del nostro paese. Sulla continuità delle attuali piattaforme,
Io credo che si sia esagerato, ma insomma volevano dare una spallata a Renzi, si sia esagerato nella sostanza, insomma, qualunque governo, a mano che queste concessioni scadranno si troverà a dare o meno il proprio assenso, quindi non ci sarebbe stato il bisogno, ma anche lì le opposizioni che non mancano spesso di insultare Renzi, i ministri, la ministra Boschi in particolare, un po' il lavoro che facciamo, hanno cercato maldestramente e d'altra parte sono stati, come devo dire, sconfitti dalla scarsa partecipazione perché la gente ha recepito che questo era solo strumentale. Io credo che si supererà abbondantemente il 50% perché le riforme significative che noi abbiamo portato in discussione in Parlamento interessano il futuro del nostro Paese e io non posso non pensare che quando si parla del futuro questo Paese, questo popolo scende in campo per deciderlo da se stesso.